poco dalla Sicilia, sono andato un po' a incontrare il mondo europeo e ho vissuto per qualche anno fuori dall'Italia, ho conosciuto Caterina che è irlandese, 30 anni fa, abbiamo due bellissime bambine, femminucce insieme e ci siamo innamorati sempre di questo mondo del vino, della gente, del terroir che poi si espande, è partito dalla Sicilia, per me è arrivato fino all'Irlanda e ha trovato poi alla fine le radici dove oggi mi trovo, nella Val di Cornia, piccolo paesino, più pecorelle che gente, lì siamo a Rio Torto, siamo 4 gatti, 1000 pecore, però tanto, tanto calore, tanto sole, tanta voglia di far bene, c'è la possibilità, c'è la voglia, c'è la filosofia, c'è il cuore. Viene premiato, mi ritengo fortunato perché viene premiato insomma da questo dono che ci è stato dato, mettendoci, collocandoci in quel posto lì. L'ho cercato veramente perché una decina d'anni errando insomma di qua e di là, credevo di non trovare la terra promessa che cercavo, la mia terra promessa è stata qui a Rio Torto. Piantato nel 2001, un po' aspettando il futuro perché naturalmente le generazioni si susseguono in questo mondo del vino. La mia generazione è molto piccola, mio padre in Sicilia aveva un piccolo vigneto dove io fino a 20 anni ho aiutato a coltivare, ho dato il mio piccolo contributo e insomma poi è stato Rio Torto, è stato in questa piccola azienda a produzione familiare con collaborazione di qualche enologo giovane, bravo, che c'ha tanto cuore e si è sposato a noi. Nel 2001 le prime barbatelle sono curate, coccolate, baciate, amoreggiate e hanno dato, direi, nel 2006 forse il primo vero prodotto che oggi avete un po' degustato qua. Abbiamo fatto anche il 2004, abbiamo fatto anche il 2005 che hanno dato dei buoni risultati, anche come diceva Andrea che subito nei primi momenti il Cabernet sempre dà questa spinta, questa voglia. Non abbiamo voluto caricare molto perché abbiamo sempre fatto fare nei primi anni dei piccoli grappolini per non sforzarlo e fargli sorreggere queste spalle. È arrivato il momento, forse nel 2006, di dare una piccola, di farsi avanti e di dare un suo piccolo contributo. Il suo tenore alcolico in quella zona naturalmente è quello che stiamo lavorando, il pH è quello dove lavoriamo tantissimo, tanto sole, ultimamente c'è stato tanta neve, da quelle parti non si è vista, però insomma, il freddo c'è, questi spazi di temperatura naturalmente sono vitali nei territori, nelle vigne, però abbiamo la fortuna anche di non avere grandinate, grazie a Dio, in quei periodi, insomma una terra baciata, promessa. Io voglio continuare a poter gioire insieme a voi, così insieme di un bicchiere che ognuno di noi produce e che metto a disposizione, perciò noi siamo reperibili, località Casa Rossa 2, chi ci vuole venire a trovare, benvenuto.
offriamo sempre un bicchiere di vino e cordialità. Non sono abituato molto a parlare, perciò...